poi Johnny Boy, angelo supereroe ispirato alle anime e ai manga giapponesi, la creatura fantastica che sprizza mostri dei propri ricordi e che abita dentro l'artista veronese che lo ha fatto vivere e replicare nelle sue multiformi opere, utilizzando ogni tecnica, dalla tradizionale pittura alla scultura, alla stampa 3D, alle performance, ai video, e che con ogni mezzo ricerca di definirne l'identità e di scoprirne un lato ancora inesplorato. La terza mostra della Kinea Art Cabinet mette in vetrina un mondo colorato ma non privo di ombre di Giovanni Motta, che è un po' il contraltare maschile dell'ultima artista presentata in Galleria Pedrocchi, Laurina Paperina. Abbiamo inaugurato questa serata con un bel giro del Caffè Pedrocchi, del nostro storico caffè, con le maschere e i cartelli di Giovanni Motta. Fondamentale che il bambino non cessi di esistere. E per me la poetica del fanciullino, anche pascoliana se vogliamo, è fondamentale, è un concetto che io non ho mai abbandonato. Uno dei messaggi anche provocatori dell'arte di Motta è proprio anche questo: la forma perde un po' il suo significato e tutto diventa creatività. Esatto, e questa tela ne è la prova. Vediamo questo bambino, Johnny Boy, che si libra nel cielo, dalla quale, dalle mani, vengono fuori tutti questi mostri. Tutti questi mostri in realtà che cosa sono? Sono i ricordi dell'artista, i ricordi di lui bambino. Personaggio non solo artisticamente ma anche socialmente parlando, Giovanni Motta abita con entusiasmo la rete e i social network, ma i suoi mostri, buoni o sinistri che siano, comunque sempre prodigiosi, abitano in un posto molto più reale, le profonde acque del subconscio, da cui a brandelli emergono alla superficiale realtà. Johnny Boy è il mio bambino interiore, ma in realtà è il bambino interiore di tutti, che rimane nascosto quando si diventa adulti. Il mio disperato tentativo è quello di recuperarlo, quindi il mio è un viaggio nel tempo, a ritroso, alla ricerca di frammenti di memoria, che poi tramite un processo un po' particolare, perché entro in meditazione, plasmo la creta e nascono i mostri. E poi ad ogni mostro è dedicata questo frammento di storia vissuta. In realtà non tutti i frammenti sono legati a dei ricordi positivi, perché l'infanzia spesso nasconde anche momenti difficili. Quello che il mio tentativo è quello di trasformarli apparentemente in opere colorate, fresche, leggere, ma mi piace anche raccontarne il retroscena, il sottotesto, quello che ci sta dietro, che qualche volta non è poi così felice. Oggetti che ispirano subito voglia di collezione, perché ognuno racconta un processo creativo ed una sperimentazione che parte dal cuore. Il cuore anatomico che spesso batte in queste creazioni e che è la forma che Motta dà alla purezza di un palpitare infantile. E il mio mostro che porge il cuore è dedicato a una storia a me carissima. E quando guardavo mia mamma lavare i piatti con quei guanti da cucina di mille colori e aspettavo che finisse per ricevere una carezza gocciolante, sempre arrivava automatica.